amiche di Filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Oggi voglio proporvi come tutorial una borsa. È una borsa che realizzerò con delle bandane, quindi di grande tendenza. È un progetto facile da fare e vi mostro anche passo passo come si fa. Poi nella casella delle informazioni potete consultare questo video nelle varie fasi, quindi vederlo tutto quanto eventualmente e poi andare a consultare le varie fasi. Nella casella delle informazioni trovate anche tante notizie aggiuntive, quindi vi consiglio sempre di guardare. Poi un'altra cosa, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche quando pubblico nuovi video. Questo è importante, così rimanete sempre aggiornate. E quando arrivano nuovi video, se vi interessano, li guardate, altrimenti li guardate lo stesso e lasciate un like. Va bene, scherzo. Niente, vediamo quindi come fare questa borsa. Prepariamo le bandane e realizziamola. Poco materiale e risultato stupendo, strepitoso. Alla fine del video lo vediamo. Allora, per la parte esterna io utilizzerò questa bandana gialla e questa qui nera, quindi due colori diversi sui due lati. Mentre all'interno della borsa metterò questo tessuto giallo, abbinate insomma un tessuto che avete, e poi applicherò questo rinforzo proprio sulla bandana esterna, che è una teletta di rinforzo. Su una parte vedete c'è la colla, si applica con il ferro da stiro, poi vi mostro anche come si fa. Potete utilizzare la grammatura che avete a disposizione, verrà più o meno rigida, quindi potete utilizzare la teletta che avete a disposizione. Questa è una grammatura, diciamo, media. Allora, la prima cosa che faccio è ritagliare per bene le bandane. Come vedete, la forma della bandana è questa, devono essere identiche e dobbiamo mantenere anche il discorso di questa decorazione della bandana, quindi è importante ritagliarle per bene. Io, guardate, metto rovescio sul rovescio, poi mi aiuto con degli spilli e vado proprio ad infilare qui e devo uscire da quest'altra parte in modo tale che le ritaglio proprio alla perfezione. A parte che se le mettete così in controluce vedete anche questa linea bianca, e infatti ecco, sistemate così pure gli altri spilli lungo questa direzione, insomma le dovete sistemare per bene, mi raccomando, salvo insomma errori millimetrici, ma in generale dovete fare con cura questa operazione. Ecco qui, fate questo anche su queste altre linee qua, in modo tale che le tagliamo insieme e rispecchiamo il disegno della bandana. Ah, viene da sé che potete farlo anche con dei tessuti che non sono la bandana, però così viene perfetto. Allora, ho sistemato questi spilli tutto attorno in modo proprio da bloccare il disegno. Questa linea corrispondente all'altra, e come vi ripeto, se vi mettete un pochino in controluce si riesce a vedere per bene. Ora, utilizzando questo cutter e squadra, se le avete, sono comodissime in questa occasione, potete allineare ad 1 cm sulla linea bianca e poi ritagliare così. Spostate e continuate comunque a ritagliare. Ecco qua. Ed ecco qui. Se non avete il cutter, potete comunque con se non avete il cutter, prendete una qualsiasi squadra, marcate ad 1 cm con un colore che si vede sulla vostra bandana, fate più di una marca proprio così, e poi tracciate, unite questi punti in questa maniera qua fino alla fine, e con le forbici semplicemente ritagliate lungo questa linea qua. In questo modo stiamo ritagliando tutte e due le bandane allo stesso modo. Continuiamo su tutto quanto il contorno. Quindi ho ritagliato per bene, come vedete ho 1 cm tutto attorno rispetto a questa linea qui del contorno, e tutte e due le bandane sono tagliate allo stesso modo. Ora, proprio per non perdere questo disegno quando vado a fare la cucitura, è come se avessi lasciato questo centimetro di cucitura.
la misura totale in questo modo è di 52 cm per 52 cm. Fatta questa operazione più delicata, vado a ritagliare i tessuti da mettere all'interno. Quindi li sistemo per bene sul piano, sovrappongo questo, la bandana, ok? Metto dei pesi, delle cose, e vado semplicemente a ritagliare l'eccesso rispetto a questa misura qua. La stessa operazione la faccio sul tessuto per rinforzare le bandane, quindi lo sovrappongo e vado a tagliare l'eccesso. Quindi è estremamente facile. Ecco, in questo modo lo blocco e ritaglio proprio lungo questo contorno. Vedete, sto utilizzando praticamente la bandana come se fosse un cartamodello, l'ho fissata con gli spilli e vado proprio a ritagliare, niente di più semplice, insomma. Quindi ritaglio prima grossolanamente i tessuti da utilizzare e poi li vado a sovrapporre così. Guardate, io ho fissato per bene con gli spilli, quindi non si muovono, e continuo così praticamente su tutto quanto questo contorno di qua. Idem. Guardate, queste sono le due bandane, questi sono i due pezzi ritagliati allo stesso modo e questi sono il tessuto di rinforzo che utilizzerò poi sulla parte esterna. Vado però adesso a lavorare proprio sulla parte interna, applicando sia una tasca con lo stesso tessuto. Ecco, la tasca la potete fare delle misure che volete, nel mio caso è di circa 26 per 24 cm. E poi metterò anche un gancio all'interno, quindi con un'altra fascia che ha le misure di 24 per 4 cm. Va bene? Quindi applicherò questo sulla parte interna, però la preparo prima e su questa parte alta di sulla parte di 24 cm faccio due pieghe di un centimetro e mezzo, due, ok? Quindi vado a ripiegare in questo modo il tessuto. Utilizzate eventualmente il ferro da stiro per sistemarlo per bene. È semi trasparente, quindi io vedo che questo bordo arriva qui e metto proprio lo spillo per bloccare. Preparo anche quest'altro pezzo, lo ripiego prima su se stesso, così proprio a metà, e poi vado a richiudere questo tessuto in questo modo. Questo è un tessuto che riesco a gestire bene in questa maniera, ma con il ferro da stiro lo fate ancora più facilmente. Lo rigirate così due volte e poi lo girate di nuovo così. Bloccate, cioè blocco. Blocco così. E adesso la macchina da cucire. Qui farò una cucitura con un punto decorativo e qui semplicemente con un punto dritto. Scelgo un punto decorativo, in particolare questo qui, e allargo anche il punto, come è possibile vedere qui sul monitor, e lo allungo anche un pochino perché ha solo la funzione decorativa. E quindi inizio la cucitura con lo spillo e mi metto a 2 cm dal bordo. Qui sulla placchetta vedo 2 cm, ovviamente voi gestitevi in base alla vostra macchina. E semplicemente vado a fare questa cucitura sul dritto perché è una cucitura decorativa. Sto utilizzando inoltre un filo che richiama, un filo nero che richiama la bandana che abbinerò con quella gialla. Ecco qua, non blocco neppure il punto che non è necessario, che tanto poi vi faccio vedere, ci sarà una. Ed ecco qua il punto decorativo che ho realizzato lì per la tasca interna. Se non avete questi punti decorativi, potete, ma tutte le macchine ne hanno almeno quelli di base, fate un punto a zigzag o semplicemente un punto dritto.
Per quanto riguarda invece questa strisciolina, farò il punto dritto, quindi vado sulle impostazioni, punto dritto, lunghezza di 3,5, alzo il piedino e inizio la cucitura. Lo faccio sulla parte qui che rimane aperta, più vicino a questo punto, in modo tale da fare un'unica cucitura. Qui lo blocco il punto ed ecco qua pronta anche questa strisciolina. Quindi questa tasca ad uno dei due pannelli che ho preparato per l'interno. Come faccio? Questi pannelli sono quadrati, quindi è indifferente, diciamo, se faccio questo su un lato o sull'altro, lo richiudo su se stesso in modo da trovare il centro del pannello e lo marco così un pochino, vado a segnare, quindi ecco, si vedrà questo segno qua. Adesso a partire dall'alto mi metto a circa 15-16 centimetri, anche 16, ecco qui, quindi su questa linea a 16 centimetri. Questa tasca, questa parte qui sarà la parte alta, è evidente. Questo è il centro, lo posiziono proprio qua, quindi tolgo questo, blocco. Adesso per fare un bel lavoro preciso misuro dalla parte alta qui 16 e 16, perfetto, quindi posso mettere un altro spillo e bloccare qui. E adesso sistemo questi altri bordi, mando all'interno per circa 1 cm in questo modo. Lo potete fare anche prima di applicarlo, stirate queste parti qua, però va bene anche così. Faccio su quest'altro lato la stessa cosa, giro così per circa 1 cm. Fate attenzione qua sulla parte alta a sistemare per bene, ed in ultimo giro qui per circa 1 cm. Questo se lo preparate con il ferro da stiro, ma adesso veramente fa proprio caldissimo, quindi preferisco farli così a mano. Ecco qua. Fate attenzione. Se si forma, ecco, se questo esce un pochino verso l'esterno, sistemate l'angoletto così, ecco, e lo mandate tutto quanto all'interno. E la tasca praticamente è sistemata. Adesso dovrò semplicemente cucirla. Posso dividere anche la tasca in due parti. In questo caso vi consiglio di prendere la misura, marcare con una penna cancellabile eventualmente e poi cucire su quella parte là. E niente, quindi faccio una cucitura qua tutta cotta, parte alta, e qui ho semplicemente fatto una cucitura con il punto dritto, bloccandolo per bene qui all'inizio e alla fine. Ora sovrappongo l'altro pannello mettendo dritto su dritto così. Blocco. E sulla parte bassa, vedete, la tasca rimane in questo modo, sulla parte bassa della borsa vado a staccare un quadratino. Fermate adesso insieme almeno, ecco, 4 spilli, e poi staccate 6 centimetri per 6, quindi 6 per 6, marcate ed eliminate questo qui che servirà per dare proprio profondità alla nostra borsa, quindi 6 6, e faccio in questa maniera qua. Qua, questi poi li recuperiamo in qualche modo, mettiamoli tra i ritagli. Allora,
questo eliminato, quindi alla base ho fatto questo, devo cucire tutta quanta questa lunghezza con un bel punto dritto bloccato all'inizio e alla fine, qui dove ho tolto le parti. Per quanto riguarda invece le bandane che verranno messe all'esterno, come prima cosa vado a rinforzare queste, quindi sul rovescio applico la teletta, la parte della colla sul rovescio del tessuto, lo applico così. Sul canale trovate anche un tutorial dove vi faccio vedere come applicare la teletta, quindi una tavoletta da stiro, tenete così, applicate con il ferro da stiro ben caldo, rimanete per 10-15 secondi, quando vi rendete conto che le due parti sono bene attaccate. Vi muovete per un po' e mantenete il ferro al di sopra, casomai utilizzate il ferro più grande, e insomma attaccate tutta quanta la teletta su questa parte qui di bandana e anche sull'altra bandana. Forzato con la teletta sul retro e già prende corpo, come vi ripeto, utilizzate una teletta più con una grammatura maggiore se volete avere una borsa proprio dall'effetto rigido, oppure ecco come la mia, mi piace in questo modo, quindi l'ho sistemata per bene. Queste parti di teletta che sporgono dal tessuto le togliamo così con le forbici oppure con il cutter, le eliminate perché si comporta come un vero e proprio tessuto, quindi ripulisco per bene queste due bandane. Quindi ho ripulito tutta quanta la bandana, sistemo questa e l'altra al di sopra dritto su dritto, troverò benissimo sulla zona centrale, quindi nel mio caso erano 52 centimetri, sarà 26 centimetri la parte proprio centrale. Vado a staccare 5 centimetri dalla parte centrale per 12 in basso, e su quest'altro lato sempre dalla parte centrale questo 5 centimetri per 12 in basso, unisco questi. Quindi in altri termini ho realizzato un rettangolo di 10 centimetri messo proprio al centro, perché questo è il centro, quindi 5 di qua 5 di qua, per 12 in basso e 10 di larghezza. Ok, sulla parte bassa invece risistemo per bene le due cose e vado a staccare i due quadrati che ho fatto anche sulla parte interna di 6 per 6 centimetri, sia su questo lato che su questo qui, ed elimino questo rettangolo in alto, e qui in basso faccio la stessa operazione come ho fatto con la parte interna, elimino questi qua. Ora alla macchina da cucire unisco anche in questo caso la base come ho fatto per l'interno. Questa è la parte interna unita, come vedete, alla base, e si presenterà così. Questa invece è la parte esterna, anche questa unita alla base, dove ho anche ritagliato queste parti. Ora, per fare un lavoro, diciamo, proprio fatto per bene, questa parte qui si possono fare due impunture qua per bloccare questi lembi così aperti e rimane meglio. Ma è opzionale. Queste sono le due cuciture che io ho fatto per bloccare i tessuti, e sul dritto si vede così bello rifinito, insomma una bella impuntura. Questo è importante perché i tessuti sono rinforzati e tendono ad
creare, diciamo, un difetto poi al lavoro finito. Quindi facciamo così e abbiamo risolto tutto, anche se, come vi ripeto, è opzionale. Poi sovrappongo questa parte esterna con quella interna, dritto su dritto, proprio partendo da questa posizione qua, e blocco il tessuto. Vado subito, stendo per bene così sul piano, vado sulla parte opposta e faccio anche in questo caso coincidere e blocco fra di loro. Se si verificano delle piccole incongruenze di tessuto, come in questo caso qui ve lo faccio vedere, allora cercate di riprendere sempre come riferimento la parte esterna, di sistemare un pochino, ecco, al meglio, di ridistribuire un pochino il difetto su un lato e poi sull'altro. Ecco qui, sistemato. Partendo da questo punto qua, stendo per bene i due tessuti fino alla parte alta e li fisso insieme. Li fisso insieme. Da qui, sempre mi raccomando, mettetevi su un piano abbastanza grande che vi consente quindi di lavorare agevolmente, e riportateli qua. Questa fase è importante perché altrimenti si creano difetti sulla borsa, quindi sto fissando per bene. Quindi fisso qui la parte alta, bloccando con gli spilli attorno a questa parte che ho ritagliato. Non vi mettete troppo vicini, ma bloccate però per bene i tessuti. Qui pure in questa zona bloccate per bene. Adesso la stessa operazione la faccio partendo da questa zona verso la parte alta, quindi riblocco qua tutto quanto i tessuti per bene. Ecco qui, quindi bloccate queste parti e adesso vado a lavorare sulla zona alta della borsa e faccio questa cucitura, questa, questa, questa e questa ad 1 cm dal bordo. Per le amiche che sono proprio principianti, possono marcare il centimetro in alto, quello che stavo cercando peraltro di fare prima. Vado a marcare 1 cm, sempre il riferimento è il tessuto esterno. Questo è utile perché vi fa fare un lavoro ben preciso. Ecco qua. E poi unite e andrete proprio a fare poi la cucitura su queste linee che io sto tracciando. Ok? E anche qua in alto. Quindi alla macchina da cucire sarete molto facilitate, scusate, sarete molto facilitate perché andrete a cucire proprio su questa linea qua, e faccio ovviamente questa qui in basso. Sull'altro lato stessa operazione, e quindi vado a cucire. Quindi ho cucito in questo modo sia questo lato che l'altro, e adesso elimino questo eccesso qui di tessuto proprio. Ok? E poi qui l'angoletto, qui l'altro angoletto, fino ad arrivare alla cucitura, proprio per evitare ammassi di tessuto, ecco, pure un po' di più, diciamo così. E cosa fondamentale, tagliamo qui a 45 gradi circa fino alla cucitura, e anche su questo punto qua stessa
Sistemato questa parte, faccio allo stesso modo anche quest'altra, eliminando gli angoletti e aprendo queste parti qui. Ora semplicemente giro così, cioè apro i tessuti in questa maniera e metto la parte la parte esterna, la faccio combaciare fino qui alla parte alta. Tutta questa parte qui laterale, ok, e blocco stessa cosa su quest'altro lato, partendo qui dalla parte bassa e poi per tutta questa lunghezza qua. Qui in alto mandate la parte esterna verso l'esterno, vedete, questa è la parte interna, sistemate i tessuti così e poi sistemate tutta quanta questa lunghezza. Continuo a sistemare anche la parte dell'interno della borsa, questa è la parte dell'interno, la faccio combaciare. Ed in particolare vado a sistemare il nastrino che ho preparato prima, quindi lo giro così e lo vado a mettere a, se avete questo gancetto che io, eccolo qua, questo gancetto qui, mettete questo gancetto che resterà poi all'interno della borsa per mettere le chiavi o altro. Quindi questo lo possiamo fare della lunghezza che preferiamo, ecco, io lo vado sicuramente ad accorciare, lo faccio circa di 12 cm lungo, richiuso così. Anzi, chiudiamolo così, così si vede la parte nera, e la vado a mettere rispetto alla parte qui della cucitura a circa 18 cm, quindi rimane proprio all'interno della borsa. Lo metto così, tanto questa misura è indicativa, la potete poi adattare alle vostre esigenze. La faccio sporgere anche per un centimetro e poi lascerò invece aperto per circa 15 cm al di sotto di questo aggancio. Sull'altro lato sistemo allo stesso modo, vabbè, insomma, sistemo così allo stesso modo, mando sempre questa parte verso la parte esterna e faccio tutta la cucitura. Poi, dopo aver fatto queste cuciture, chiudo la base di qua e di qua. Stessa cosa per l'esterno. Qui blocco il punto e lascio l'apertura, lo riprendo qui dove ho marcato, blocco anche in questo caso e poi continuo la cucitura. In basso, alzo piedino, ecco, risistemo tutto il tessuto e continuo la cucitura della parte esterna. Sto facendo la cucitura al piedino sul bordo del tessuto, semplicemente. Adesso faccio su tutto questo lato qui senza lasciare però aperture. La borsa faccio la stessa operazione, cioè apro in questo modo i tessuti e vado a fare una cucitura con il punto dritto. Queste sono le cuciture che ho fatto alla base all'interno. E questa invece è quella della parte esterna, vedete, qui ho aperto, qui ce n'era di meno, è andato su un lato, però queste sono le basi. Adesso attraverso l'apertura che ho lasciato e svolto la borsa, ecco qui,
delicatezza. Un po' qua, come si vedrà. Questa è la parte interna, la potete chiudere con un punto la macchina da cucire proprio qui vicino, oppure con un punto nascosto. Il tutorial lo trovate qui nella casella delle informazioni. E poi qui in alto tiro fuori per bene queste parti qui, vedete come escono fuori per bene gli angoli, eventualmente aiutatevi anche con uno spillo, ecco, e l'angolo viene fuori perfetto. Questo all'interno. Adesso però vado ad appiattire per bene tutta questa zona. Guardate che perfetto quest'angolo, fatto di aver fatto il taglietto bene anche da questa parte qua. Però è necessario stirare, quindi sistemo così ed effetto proprio vado ad appiattire per bene, insistete soprattutto in questo punto. Stirato per bene la parte alta, faccio una cucitura proprio su tutto quanto questo contorno con un punto dritto. Ora che io ho realizzato su tutto quanto il contorno, quindi appiattito e rifinito per bene. Ora io ho comprato questi quattro bastoncini, esistono anche un pochino, questi sono di 1,5 cm di diametro e lunghi 30 cm. Li potete prendere anche più piccoli come diametro, vanno bene lo stesso, anche da 1 cm. E li vado a sistemare proprio qui sopra come manici. Cosa devo fare però? Devo prendere la misura in base proprio alla stecchetta che io prendo, che voglio utilizzare. Ecco, questa è la parola che non mi veniva. Quindi faccio così e con uno spillo metto proprio, cercate di farlo il più preciso possibile in questo modo, quindi in modo tale da avere un riferimento così preciso. Ok? Mi metto sul rovescio. E sistemo questo bordo proprio con questa misura qui. Vado a ripiegare il tessuto per 3 cm su tutta quanta questa lunghezza qui. 3 cm. E blocco così, ma faccio ancora di più con una penna cancellabile, quindi con una penna cancellabile vado a marcare proprio, faccio proprio la marca su dove farò la cucitura. Fatelo con una penna cancellabile come sto facendo io, cercando di essere precisi. Qui la cucitura proprio sulla marca che io ho fatto. La prima cosa è controllare se abbiamo fatto correttamente il punto, mi raccomando, bloccatelo per bene, vedete, va proprio preciso, insomma, mi piace. Quindi fatto questo, sistemo proprio i manici, l'ho fatto anche di qua, metto questo manico proprio qui all'interno, lo faccio entrare un po' di più ed ecco qua. Perfetto, e lo sistemo così. Adesso per renderlo più stabile, allora facciamo in modo tale da, vedete, io l'ho messo anche su quest'altro lato, ma che meraviglia! Messo per bene centrato questo manico e lascio qui lo spazio senza che sia deformata, e blocco qui con uno spillo e poi metto qui anche un altro spillo per stabilire questa posizione. L'ho fatto anche su quest'altro lato, vedete? Non vi preoccupate, non deve essere troppo preciso perché ecco, un minimo di tolleranza c'è. Tolgo il bastoncino, quest'altro,
e vado alla macchina da cucire e faccio proprio una cucitura in prossimità di questo spillo, di questo e di questo qui. Semplici cuciture, quindi avanti e indietro, ho fatto tutto il punto indietro. Quindi fatto questa qui, quest'altra e questa. Vado ovviamente ad eliminare questi fili all'interno, vedete, bellissima, molto molto bella, e inserisco quindi questo. Ecco qua, anche questo, il manico è pronto. Inserisco allo stesso modo quest'altro, un po' qua. La mia borsa è pronta, bellissima, spettacolare. Guardate che bella questa borsa, sul lato si vede così. Ovviamente la vado di nuovo a stirare, bello anche l'effetto dei due colori diversi. Se avete le bandane dello stesso colore, lo potete fare con lo stesso colore ma anche con altri tipi di tessuto. Guardate che bello questo effetto, questo disegno della bandana curato come vi ho fatto vedere il taglio iniziale, è importante perché ci dà questo effetto qui. Quindi vediamo tutto attorno questa greca qui, ed è una borsa, qui c'è la tasca, eventualmente possiamo mettere un bottone per chiuderlo, e il gancetto che è utilissimo per mettere le chiavi o le cose che non vogliamo perdere. Molto capiente, bella, veramente stupenda. Vi faccio vedere un'altra che ho preparato, che invece è fatta con questi colori qua, quindi sui toni del rosa. All'interno ho messo questo verde chiaro. In questo caso avevo delle aste di legno un pochino più piccole, 0,8 mm, penso un millimetro o un centimetro, vi poi lascio qui sotto le indicazioni nella casella delle informazioni. Però pure queste più grandi sono veramente carine. Ovviamente quelle che trovate vanno bene. Ah, ecco, io ho preso la confezione da 4, mi sono dimenticata di dirvi, l'ho pagata circa 2 euro 4 aste di queste qui grandi, di asticelle grandi di legno. Esistono di bambù, veramente bello. Ecco, questo è l'effetto, veramente spettacolare. Bene amiche, vi è piaciuta la borsa bandana? Dai, è stupenda, bellissima, proprio una borsa fantastica da fare. Facile, seguite tutti i suggerimenti che vi do durante il video, consultate il video utilizzando anche le varie fasi che trovate qui nella casella delle informazioni, quindi lo potete consultare solo la fase che vi interessa. Insomma, se questa idea vi è piaciuta, mi raccomando, lasciatemi un bel like, condividete questo video, iscrivetevi al canale, vi ricordo di attivare la campanella perché vi arrivano poi le notifiche per i video che io condivido con voi. Mi raccomando, attivatela perché ho intenzione di condividere tante bellissime idee, possibilmente originali. Amiche, come al solito io vi saluto, vi abbraccio, a presto, ciao ciao!